Quest'uomo non sta subendo un normale intervento chirurgico. Stanno installando nel suo corpo un dispositivo che gli permetterà di tornare a camminare. E non solo. A fine operazione l'uomo avrà capacità cognitive avanzate, con conseguenze devastanti sulla sua vita. Se vi sembra pura fantascienza, beh, dovrete ricredervi. Esiste infatti un movimento filosofico e scientifico che basa la propria dottrina proprio sul potenziamento degli esseri umani grazie all'ibridazione con la tecnologia. In questo video scopriremo di cosa si tratta, se è fattibile e le sue conseguenze etiche sulla vita degli esseri umani. Ad ogni modo, la scena che abbiamo appena visto è tratta dal film Upgrade, un thriller di fantascienza del 2018 scritto e diretto da Leigh Whannell. La trama segue la storia di un uomo di nome Gray Trace, che diventa paralizzato e vedovo dopo un violento attentato che uccide sua moglie. In cerca di vendette e di risposte, Gray si imbarca in un viaggio per ottenere giustizia. La svolta nella storia arriva quando Gray incontra un ricco inventore di nome Iron Kane, che gli offre la possibilità di camminare di nuovo grazie a un impianto tecnologico chiamato STEM, che non solo ripristina la sua capacità di muoversi, ma gli conferisce anche incredibili abilità fisiche e cognitive. Gray accetta l'offerta e inizia a usare le sue capacità per investigare sull'attacco che l'ha reso paralizzato. Ben presto si rende conto che STEM ha una mente propria e può prendere il controllo del suo corpo in situazioni di pericolo, agendo con una precisione e una brutalità che Gray non possiede. Questo porta Gray a trovarsi in un conflitto con la tecnologia che ha salvato la sua vita, proprio mentre cerca di raggiungere il suo obiettivo di vendetta. Ora, la cosa interessante è che per quanto si parli di fantascienza, in realtà siamo vicini alla realizzazione di questo tipo di dispositivi. Neuralink, la società fondata da Elon Musk, è l'esempio più lampante. Sono infatti state portate a termine sperimentazioni con successo. Ahimè, nonostante il triste quanto grande sacrificio degli animali coinvolti nella sperimentazione, e ora sembra operativo anche su esseri umani. L'idea è di iniziare ad aiutare le persone con limitazioni fisiche che hanno difficoltà nella fruizione del mondo con delle neuroprotesi che si interfacciano con dispositivi tecnologici in grado di correggere o migliorare i nostri sensi e forse un giorno anche capacità cognitive. Una prospettiva, se ci pensate, che fino a qualche decennio fa sembrava mera fantascienza e che ora sembra essere indirizzata su un percorso concreto. In tutto questo, come vi accennavo all'inizio, esiste un movimento molto controverso chiamato transumanesimo o postumanesimo, che, guidato da una fiducia nella tecnologia senza eguali, fa del potenziamento dell'essere umano attraverso la tecnologia il proprio principio guida. Non solo auspicano potenziamenti o supporti come quelli che ricerca Neuralink, ma addirittura provano a vincere alcuni limiti biologici che caratterizzano noi esseri umani, come ad esempio la morte. Infatti diciamo che la punta dell'iceberg della loro dottrina è probabilmente il concetto di mind uploading, ossia il trasferimento della mente in una macchina per consentire all'essere umano di vivere eternamente. Ora è evidente che se ci si sofferma su questo argomento, anche senza un background tecnico, emergono una miriade di problemi. Il primo è sicuramente la comprensione del cervello. Ad oggi non comprendiamo appieno come funziona il cervello umano. Anche se abbiamo fatto progressi significativi nelle neuroscienze, siamo ancora lontani dal comprendere come i neuroni e le sinapsi si traducono in processi mentali complessi, come la coscienza, la memoria e l'identità. Il secondo problema è la tecnologia di scansione. Anche se riuscissimo a comprendere completamente il funzionamento del cervello, sarebbe necessaria una tecnologia in grado di mappare in dettaglio ogni aspetto delle connessioni neurali e dei processi mentali. Al momento le tecniche di imaging cerebrale non sono sufficientemente avanzate per raggiungere questo livello di dettaglio. Il terzo problema è l'emulazione e la simulazione. Anche se riuscissimo a ottenere una mappatura dettagliata del cervello, sarebbe ancora necessario sviluppare una tecnologia in grado di emulare completamente i processi neurali e i meccanismi della mente umana su un substrato artificiale. E infine il tema dell'identità e della coscienza. Anche se fosse possibile creare una copia esatta della mente di una persona su un substrato artificiale, sorgerebbero complessi interrogativi filosofici e etici riguardo alla continuità dell'identità e della coscienza in questo ambiente virtuale. Quindi, sicuramente un territorio speculativo affascinante che eguaglia forse i migliori romanzi di fantascienza. Ma per concludere, ritornando al tema dell'upgrade, l'idea di migliorare la propria condizione, passare a uno stadio di evoluzione successivo, è un viaggio che se ci pensate ci accompagna da millenni, ma che con la tecnologia delle interfacce neurali sta aprendo nuove prospettive. C'è da chiedersi se vogliamo veramente raggiungere uno stadio evolutivo che ci libera dal corpo in maniera irreversibile, una separazione dal mondo biologico che ci preclude per sempre il ritorno a un'esperienza di vita finita e forse preziosa proprio per questo.